questo amore e mettilo nel cuore. Grazie, grazie. Lei è la quinta volta che viene qui? No, la sesta volta. Vede, il suo stile a mio parere è obsoleto. Le sue radici affondano in una matrice che ha ormai fatto il suo tempo. È passatismo. Grazie, grazie. E anche da un punto di vista dei testi ci troviamo di fronte a una banalità assolutamente sesquipedale. Guardi, le farò un ragionamento semplice e comprensibile anche a lei. Posso dirle che la sua musica si estrinseca in un coacervo distrofico maleodorante. Beh, questo sì, questo sì. Immagino che dovrà sapere un giudizio. Le faremo sapere. Della mia macchina. La tua è? Sì, la mia è. Tu ne sai qualcosa? No, no, non lo so, però le faremo sapere. Non è possibile, io... Ciao a tutti. Guardate, io ancora non mi capaccio di tutto questo. Io non ci posso credere. Cioè, scusate, ma l'emozione non la riesco a trattenere. Se solo penso che questo palco è stato calcato da artisti del calibro di... i ragazzi italiani. Mino Verniaghi. I Gazzosa, gli Homo Sapiens, non ultimo il grande
Marco Carta, a cui auguro la stessa carriera di Predazione. Io non... Scusate. Che succede? Vedete il bello della diretta? Mi è accaduto pure questo. Io penso una cosa, io penso che la gente mi ama perché, in fondo, nonostante tutto questo successo che mi è capitato, io penso di essere rimasto il ragazzo di sempre. Io, vedete, lo dico con modestia, io penso di essere il miglior cantante degli ultimi 150 anni. Io poi... E questo la gente lo avverte, ma nonostante ciò sono rimasto umile. Questo è ciò che mi fa grande, perché credo nei veri valori della vita, e uno di questi secondo me è l'amicizia, come l'amicizia che mi lega a questa fantastica band che sono il mio complesso, di cui va subito un grande applauso. Sono i ragazzi che hanno cominciato con me questa avventura quando le vacche, vi assicuro, erano magre, quando si andava a suonare per poco. Quando è che prendevamo? 70 euro a serata. Oggi, grazie a Dio, le cose sono cambiate. Io non prendo più 70 euro a serata, ma loro sì, perché alla fine... Cioè, voglio dire, o stanno o non stanno, la gente a me voglia. Cioè, non è che... Però io ci sono rimasto amico, nonostante la loro povertà, nonostante la loro inutilità. È questo che mi fa grande. È qui l'umiltà. E io, a differenza di quello che fanno i miei colleghi, tipo Paul McCartney, Sting, che i musicisti, capite? All'ultimo li presentano così, come un elemento accidentale dello spettacolo. No, questo non è bello. Loro sono i protagonisti, appresso a me, di questa serata. Io ve li presento subito. Il primo applauso forte va alla chitarra. Questo. Poi i tamburi, come si chiama quella cosa? La chitarra grossa, quello, le pianole alte e le pianole basse. Queste invece, una è la femmina mia fissa, le altre, pensate, sono rispettivamente le ragazze, le abbiamo conosciute in un tour, dove che l'abbiamo conosciuta? A Sanicat Gargan, mi sembra. E sono diventate rispettivamente la ragazza del bassista e del batterista. Ora, voi potete immaginare che io, approfittandomi della mia posizione di supremazia, me le potevo portare in albergo quel giorno. E invece no, me le sono fatte dentro al camion del generatore di corrente. Ecco, l'umiltà. Ecco che cosa vuol dire essere umili. Ah, e poi abbiamo lo strumento, diciamo, principale di tutta la band, che è lo xilofono. Lei si chiama Marta Manzaro. Chiaramente potete capire che il suo cachet è più alto, prende 500 euro o 1000 se si ferma. Allora, io mi proseguirei la serata dicendomi come è avvenuto che mi hanno chiamato. Mi ha chiamato il vertice Mediaset in persona, il quale mi ha chiesto se volevo fare questa serata. Io ho gradito e mi ha anche detto che è importante la presenza femminile al mio affianco. Voi sapete quanto è importante per il vertice la presenza femminile. E mi ha detto: c'hai qualche preferenza? Vuoi che ti faccio venire un... Io chiaramente non mi sono permesso di suggerire niente. Non si va a suonare a casa dei trombatori. Quindi tutto ciò per dire che non so veramente chi mi accompagnerà nella conduzione di questa serata. So solo che sarà luce per i nostri occhi. La presento, signori e signori, la mia subretta! Pure a me mi viene voglia di piangere, però come... Che bello, grazie no. Checco, grazie per questa opportunità eccezionale che mi sta dando. No, io ti ringrazio. No, padre. Devi ringraziare. No, io ringrazio te. Ti ho detto che non devi ringraziare a me. Devi ringraziare il vertice Mediaset, che grazie, vertice, diciamo, grazie, del quale grazie. Io mi sono ciecamente fidato, e devo dire lui altrettanto ciecamente, evidentemente, ti ha
Guarda, ma tu ti rendi... Cioè, su questo... Un push-up. Ammetti, tu non... Cioè, per... Ma me lo sono messo! Siamo in prima serata. Me lo sono messo! La gente cambiano canale. Ti giuro, due me ne sono messi. Due. Sarà concava, la ragazza. Messo il push-up. Su questo palco, dove c'è stata, capito... La Ferilli, l'Erzigova, Megan Gale, Anna Falchi, tutte queste donne adesso ci sono io. Ma ti rendi conto? Io, tu ti rendi conto? Sì. Ma io non peggiorare la situazione. No, ma io mi rendo conto. Allora. Cantiamo subito una canzone d'amore, perché qua a Sanremo solo canzoni d'amore, amore solo, ascensore, vai, canzone d'amore, facciamola. Che cos'è l'amore per Checco Zalone? L'amore è tutto, in generale per i cantanti, poi per me, non ti dico. Il problema è che quando io pronuncio solo questa parola c'è sempre qualcuno, qualche stupido, come quel signore con la camicia grigia, che ha appena detto offende. La parola amore, mi dice subito lì. No. Perché fai questi gesti? No, caro signore, no, no, quello è il sesso. L'amore viene dopo. L'amore... No, scusa, l'amore viene prima. Prima l'amore. Viene l'amore e poi viene il sesso, intendeva dire. L'amore viene dopo. È solo attraverso il sesso che noi possiamo capire se è amore. Capisci? Spiegaci perché allora, non... ti faccio un esempio. Se tu, quando fai il sesso, dopo ti provi una sensazione di, tipo quello che mi capita con le mie collaboratrici Monica e Chiara, che saluto. Sì, una sensazione proprio un rigurgito di disprezzo del partner, che tu non ti vuoi vedere. Loro si mettono in malattia per 2 o 3 giorni, lo sanno, che io proprio non... Quello è sesso. Quello è sesso. È solo sesso. L'amore è altro. L'amore è quando tu hai finito di fare il sesso e ti viene spontaneo di guardarla con dolcezza e dire... Ma è molto la donna da bot. Quello allora, vuol dire... No, scusi, essere... bollino rosso con le mani e le orecchie, perché... Allora, considerate, mamme, che tutta la serata sarà così, no, se non peggio, mandatele a letto i bambini, perché stasera è... A peggiorare andiamo, quindi no, l'amore... Ragazzi, quello l'amore... che sto facendo è un discorso serio. L'amore non esiste più. Come è la colpa è di questi social nerd. Sport. Eh? Non mi ricordo... E di come si chiama? Mi un lapsus, Facebook. Sta sfasciando le vostre famiglie, Facebook. Voi non avete idea di quello che mi sta capitando in famiglia. Che sta succedendo? Mia zia, 84 anni. Si è aperto il profilo Facebook. Tua zia, come si chiama? Mary Cookiden. Cercatela. Questa si è innamorata di un cubano, uno dei Buenavista Social Club. Se ne scappa, Kumbai Primo si chiama. E quanti anni c'ha? 96 anni, però dice che funziona ancora, Kumbai Primo. Ha lasciato tutto, se n'è andato. Una tragedia in famiglia. State sfasciando le vostre famiglie. Internet vi sta rovinando. Internet vi sta rovinando. Non ce n'è più. Internet ci sta... Io il profilo su Facebook non me lo sono aperto, perché tanto già c'ho il mio, quindi... È notte. Sono 2 di notte. Noi... Abbiamo appena finito di guardare il programma di Maurizio Paradiso, che tanto ci piace. Però cerchiamo qualcosa di più. E allora accendiamo il PC e... Non c'ho manco la varicella.
Dai, ti prego, mandamela. Prego, dimmi che non è una cosa reale, dimmi che è un gioco della Wii. Perché? Esci fuori dalla chat, maledetta, e mo confessa. Isonna Gessa. E pensare che per testa va massa, a concetta mia. Stai tranquilla, amore mio, sei sempre tu la prediletta. Le donne nelle ciarte, siete tutte chiare, siete tutte sfatte. Quando siete brutte e mal ridotte, con i ritocchi ai photoshocchi. Concettami, io voglio a te. Madonna, venite qua, venite qua. Mi raccomando con le parole, stai tranquillo, no, credete, no. Grazie. Grazie a voi. Io veramente. Ciao a tutti. Che voce! Io sono contentissimo stasera, veramente. Vedete, mai stato in mezzo a tanta figa in vita mia, proprio. Ma non lo puoi dire questo! Allora. Che dire, Arisa, io ti ho coinvolto in questa serata perché sai che io sono un cantante impegnato che lancia messaggi sociali. Sì. Il prossimo pezzo che gradirei eseguire con te parla proprio di tutte le donne. Le donne che raggiungono il 30° anno di età, sui 30 anni, diciamo 35, età nella quale, aiutami, perché io spesso rischio di essere... si affrosciano. No, si affosciano, se mi consenti è brutto a dire a una ragazza di 30 anni. Fioriscono. No, come dire, la donna verso i 30 anni matura un po' troppo. No, quindi... ecco, mi è venuto il termine svacca. La donna a 30 anni, 35 anni, purtroppo la donna si svacca. Non è gratuita questa cosa, quello che voglio dire io. Purtroppo che fanno? Vanno ai chirurghi di farsi fare le operazioni per sembrare magre, anorettiche, che a me mi fanno schifo, perché la donna deve essere bella, cacciotto come a te, Arisa. Grazie. Questo è il modello che piace all'italiano. Oh, diciamolo, evviva il grasso! Qual è il modello di donna di Checco Zalone? Come deve essere la donna per Checco Zalone? Allora, per me mi piace la donna, io dico sempre, deve entrare in una coppa di champagne il capezzo, per dire... Questa è una metafora per dire... Vabbè. Con questo, chiaramente, non voglio offendere le donne che hanno dalla terza misura in sotto, che io affettuosamente chiamo malate, ma voglio dire... Non vedo perché guardi me. Specialmente le cantanti, ma tutte, cioè, tutte le grandi cantanti, Ella Frigera, tutti... Che gli è successo? Si sono squacquarate. No, svaccate. Svaccate. Si sono svaccate. Quindi io, veramente, mi prometti che svaccherai? No. Come no? Io già sono su quella via, però no, mi terrò su questo livello. No, Arisa, promettimi che svaccherai. Svaccherò. Allora, il messaggio della canzone qual è? Facciamo un po' di... ginnastica. Vai con la base, maestro! Tutti together! Vai con le mani! Ti guardo specchio tu, non ti piaci più, sì, l'età che avanza, sai,
inesorabilmente. Ma ti prego non lo fare, no, ti prego non andare dal chirurgo estetico. Tu sei fantastica così, tu ti chiede, fai solo un po' di ginnastica per rafforzare i bicipiti, tonificare i deltoidi, interno, coscia e glutini. Arisa, andiamo a fare l'aerobica, tagliamo a tempo di musica, vedrai che poi migliorerai. No, non è la soluzione, la liposoluzione. Sai che c'è pericolo, che rimane sotterrete. Ma non è meglio ginnastica per rafforzare i bicipiti, qualificare i deltoidi, interno, coscia e glutini. Andiamo a fare l'aerobica, balliamo a tempo di musica, le gambe. Arisa, assumiamo una posizione che in gergo tecnico medico scientifico viene definita pecorella. Brava. Allora facciamo delle piegazioni sui linguini in questa maniera. Aspiriamo, cospiriamo. Uomini, prendiamo le nostre donne e facciamo la più bella ginnastica del mondo. Hai capito quale? Come quale? No. Capito? Come non hai capito? Facciamo questa ginnastica che si sviluppa in testo. Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Perché Zalone, Zalone! Siamo ancora al Checco Zalone Show! Dal Teatro Aris! Grazie! Dal Teatro Ariston di Sanremo. Ma com'è che non c'è Del Noce in prima fila? Infatti manca pure la poltrona, perché hanno avuto fatica a staccarlo. Allora, adesso abbiamo un ospite eccezionale. Io sono realmente emozionata, perché lui ha rivoluzionato quello che è il mondo della musica colta. Ha avvicinato i giovani alla musica classica, è un grandissimo compositore, è già stato su questo palco. È stato definito il Mozart del XXI secolo. Signori, il maestro Giovanni Allevi! L'applauso del pubblico. Ciao Giovanni. Grazie, grazie per essere intervenuto. Buonasera. Per averci dato la possibilità anche di conoscerti e di ascoltare la tua musica. Io vorrei farti conoscere al pubblico per quella che è la tua carriera eccezionale. Sei diplomato tu in pianoforte al Conservatorio di Perugia, invece al Conservatorio di Milano, Giuseppe Verdi, sei diplomato in composizione. E, tra l'altro, pensate, è pure laureato in filosofia con una tesi. Questo è il bello del genio, no? Genio e sregolatezza. Sì, sì, sì. Con una tesi che si intitola Il vuoto nella fisica contemporanea. Ecco il vuoto, appunto, della fisica. Allora, c'è qualche critico che addirittura ha paragonato la tua musica a quella di Keith Jarrett e Michael Nyman. Non so chi sono.
Tanti cervelli in fuga, solo tu sei rimasto qua, però... Invece un critico dice che, qui andiamo sulle note dolenti, la tua musica è banale. Banale, una musica d'ascensore, d'aeroporto, non ti fanno niente queste critiche, cosa dici? Io dico, non mi hai fatto niente, faccia di serpente. Sì, non mi fanno male. Faccia di maiale. Vabbè, senti, allora a questo punto io dico che avrei veramente... Io sono sempre un po' ansioso, ho questi attacchi. Sì, infatti, lo so che tu hai avuto degli attacchi di panico. Tanti specialmente attacchi... all'inizio della mia carriera. Una volta addirittura sono stato in ospedale. Ma è una cosa drammatica, non è che... Però vabbè, adesso è una cosa superata che tu sì. hai superato brillantemente. Sì. Beh, io di questo... Di questo sono felice, Giovanni. Avrei milioni di domande da farti, guarda, ma è meglio evitare perché suona che è meglio. Suona che è meglio. Come si intitola questa composizione? Variazioni acquatiche notturne. Ah? Mi è proprio un genio, eh? Non l'avevate riconosciuto? Se c'era qualcuno che credeva veramente che fosse Giovanni Alleva, vero o no? No? È lui, all'inizio mi sembrava lui. Va bene, adesso è un momento invece serio, perché oggi è, oggi è la giornata mondiale della vista e quindi è il giusto giorno per poter aiutare il CBM Italia Onlus a sconfiggere la cecità nei paesi in via di sviluppo. Basta inviare un SMS al 48582 dal 5 ottobre al 25 ottobre e con solo un euro regali una dose di vitamina A e salvi la vista ad un bambino in Congo. E quindi è una cosa importante, mi raccomando, fateli, sono testimonial di questa campagna e ci tengo particolarmente. Grazie. Questo applauso continua ancora, è forte per i prossimi ospiti. Loro sono stati su questo palco più di una volta, una band amatissima dai giovani. Signore e signori, Zero Assoluto! Guarda, si strappano i capelli! Buonasera! Ah, che bello! Wow. Ma guarda qua! Che accoglienza! Che bello! Allora. Sempre terrorizzante! No, perché voi siete abituati. Allora, Matteo e Thomas. Esatto. Mamma mia, tutto il giorno che ripassa sta cosa. Oh, non cambiate posizione, se no non me lo ricordo più chi siete. Ci mischiamo. Benvenuti qui. Noi siamo felicissimi di essere qui, ma innanzitutto perché ci ha chiamato Checco, ci ha proprio invitato, ha insistito. Proprio posso dirlo? Ha insistito poi, però dall'altro. Un po' dubbioso perché...
Ho visto dei filmati dove lui ci prende un po' in giro. Ma non è in giro. Lì non... No, lui mi prende in giro, ma perché questa è la difficoltà del meridionale ad esprimere il proprio sentimento, il proprio amore. Quindi lui in realtà, però cantate veloci così, dai. Che magari se... okay. Cantate veloci, che lui lo sa che siete qua, vabbè. Però giusto per non creare... Dai, cantate. Cantiamo la canzone. Vabbè. Se volete raccontarci brevemente la storia, però brevemente perché... Brevemente, la canzone si chiama Per dimenticare, magari qualcuno di voi l'ha già ascoltata. Ma giusto uno o due! No, vi spiego... È una canzone come che noi nasce? Nasce perché c'è successo realmente quello che accade poi nella canzone. Però veloce, perché veloce. Sì. Arriva anche allora, ci sta la, cioè, capita intorno ai 30 anni che ti chiama la ex e ti dice mi sposo. Capita. Mi sposo, vuoi venire? Vuoi venire al matrimonio? Pure. Ma perché? Cornuta e contento. Esattamente, no. Esattamente. Quindi insomma abbiamo fatto questa canzone che sottolineava un nostro momento di dolore, nel senso di sofferenza in quell'istante. Vabbè, dolore dell'ex. Che ci avete rotto. Vai. In zero assoluto. Le mani. Giovane, ti faccio tanti tanti cari. Buonasera, Checco. Ciao Zero, ciao assoluto. Allora, io Checco, grazie. Beh, comunque no, grazie. Che sta faccia faccia? No, non vi ho invitati io. Ce l'ha imposto la rete. Allora io non ti dico quello che penso di voi, perché voglio solo dirvi una... Siete politicamente scorretti. Perché? Perché questa canzone racconta delle falsità. Allora, tu hai raccontato che c'è un uomo che soffre perché la ex ragazza parte in vacanza e soffre. Esatto. Qualche se la sposi invece che fa? Allora, diciamo le verità come stanno. Diciamo... Cantiamo la vera canzone. Vai con la base, maestro. Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri. Se non vengo capirai. Tanti auguri, un cazzo. Io già non la sopporto più. Ce la facemmo tutti quanti a quella, ma io ho bucato la tu. Ti senti pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare con te a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, scadio un po' a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per errore. Ma come capitato sarà una fatalità. Io lo tenevo dentro a portafogli da 3 anni fa. Allora scusa tanto, la colpa ce l'hai solo tu. Ma non lo sai che dentro al portafoglio si riscalda e poi fa bu. Ti senti pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio o un cane. L'hai detto prima. E da affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti. Si blocca. Amore a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per errore, per errore. No, è perché sei un coglione. Ma... Non mi aspettavo la vera versione, che sapete anche essere volgari. Credetemi, c'è tanto bisogno di volgarità in questo nostro paese. E voi ci siete riusciti, quindi ho cambiato idea su di voi. Sono vostro fan. Grazie. Tanto che adesso... io ho scritto una canzone che la dovevo dare ai Sonora, ma ve la do a voi. Grazie. Vai con la bass, maestro. È una canzone proprio stile... Assumete uno sguardo che piace alle ragazzine. Quando sei partita tu, ho perso la serenità,
ta 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 ta. L'amore non ha limite. Te 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 te. Dovresti cantare tu. Ok. Lo so che non è semplice. C'è 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 c'è. Ma almeno adesso provaci. Lo dicono gli oroscopi. L'amore è tutto complicato. E cacca cacca cacca. Ehi, io voglio fare l'amore con te. Davvero. Perché ne ho bisogno. Insieme. Variazioni sul tema. Lizero assoluto. Grazie. Grazie. Grandi. Grandi Lizero assoluto. Grandissimo Lizero assoluto. Quanti ospiti. E allora? Mamma mia. Adesso io vorrei conoscere l'uomo, giusto? Che Cozzalone, come uomo? Ecco, come mi vuoi conoscere? Sentiamo un po'. No. Ti voglio conoscere in maniera più approfondita, cioè voglio conoscere te, quindi se posso... Ecco, grazie. Ti faccio un'intervista come quelle che, diciamo, tipo il senso della vita. Cioè un'intervista fotografica. Ti faccio vedere delle immagini. E tu devi rispondere così, subito, istintivo, non come sei di solito tu che fai sempre questi giri di parole, cioè immediato. La prima immagine. Che bello vederlo commosso, alla fine in fondo è un romanticone anche lui. Cosa ti ricorda? La prima botta che ho dato a uno, stata della... alla 125. Vabbè, diciamo che è un classico, onestamente per la nostra generazione è un classico quello di fare l'amore nella macchina, no, la 126. No, no, no. Sopra il cofano la feci, non era la mia la macchina, trovai a questa qui, ci mangiamo una pizza insieme, la misi sopra, insomma, la misi. Vabbè, lascia stare, non è che ci vogliamo conoscere così approfonditamente, non è che... Si rischia di diventare volgare stasera. Ma... che tipo di ragazza era? Una ragazza a casa e chiesa era. No. Oh. Finalmente una ragazza seria, quindi una cosa... Però nel percorso dalla casa alla chiesa faceva scelte... Ma non devi scendere. Vai avanti con le fotografie, vai avanti con... senso. Vai avanti con la foto, vai avanti con... Oh, questa? Questa è la mia professoressa di italiano. La professoressa italiana. Beh, diciamo che lei che mi ha forbito di imparare la lingua, la devo molto, la devo molto. Vai avanti, vai. Che tipo di lavoro fa adesso? Lei ha cambiato lavoro? Sì, sì, ho capito che non è il cazzo super. Ma, andiamo avanti. Ma la devo dire io, andiamo avanti. È questo. Qui entriamo, diciamo, in argomenti più difficili. Lo conoscono tutti. L'ho vista questa, scusa. Come, dove l'hai vista? Lo conosco. Vabbè, te lo dico io, ti aiuto. Dammi qualche indizio. Vabbè, è un mito per tutte le generazioni, ancora oggi. Un simbolo, è sudamericano. Un'isola. Ah, l'isola dei famosi, questo qua l'ho visto. Che isola dei famosi? Oh, questo che ha vinto l'isola dei famosi. Ma che cosa stai dicendo? Paolo, Sergio Muniz ha vinto l'isola dei famosi. Per cortesia, cambia questa immagine, che veramente stai delirando tu. Io mi vergogno di quello che dici. Oh, è qua mi prendete per la mia passione. L'arte, no, la quale pittura. Arte? I frutti di mare, i pugliesi sono tutto. Stanno pugliesi nella sala? I frutti di mare sono tutto per noi. I frutti di mare... Questa è la venere di Botticelli, vabbè, comunque. Una botticella, quella. Battitacci, buttitacci. Dai un'altra immagine. Sai che sei amorale, vai avanti. Sei amorale. Ce l'hai fatta la gente, il mio commerciale. Vabbè, dai. Cazzaro, beh, scusa, e qua ci vuole una stand io vesci. Comunque, io mi alzo, per me. Qualsiasi sia il tipo che... Antonio è tutto, è lui che mi ha insegnato questo stile di vita.
diciamo, per me Antonio io lo conosco a voglia che lo conosco. Lo conosci? Dove vi siete conosciuti? Al liceo. Mi ricordo, sì, è vero, al liceo. Al liceo tu e Cassano? Perché? Al liceo. Perché? Perché nutri dei pregiudizi nei nostri compagni? Vabbè, sì, al liceo. Noi andavamo al liceo a prendere per il culo quel che entravano. Perché noi già lo sapevamo che comunque quelli che andavano... Cioè, voglio dire, devono andare a studiare, poi fare l'università, i dottorati, per far iniziare, perché colpa è guadagnare quei 1500 euro a metà? Io e Antonio, in un'ora li facciamo 1500 euro. È veramente un bastardo. Allora li facciamo per niente. Anzi, volevo lanciare un messaggio ai bambini che ci ascoltano. Non studiate. Non studiate. Che se uno... Studiate, per diventare precari. Studiate. Non studiate. Studiate. Comunque, vabbè, io già che sto, no, stai zitto. Già che sto, io voglio lanciare un appello a, come si chiama, Marcello Pippi, Marcello Lippi. Convochilo, Marcello. È il più grande, Antonio. Scusami, però sarebbe bello, visto che siete amici, ma vi vedete ancora? Anche? Lo chiamo. Ma vi vedete ancora? Siete abitate lontano? Oh, lui qua, sta qua vicino, a Sampdoria abita. Ah, vabbè. Che gli hai detto? In bocca al lupo. Allora, già che siamo, io gli dedico una canzone ad Antonio Cassano perché se lo merita. È un pezzo che mi è stato fottuto da Francesco De Gregori. Vi faccio ascoltare la vera versione. Sicuramente De Gregori ha fatto la canzone. Cos'è questo? Queste finezze Francesco De Gregori non le fa. Guardate che classe, guardate che savoir-faire. mitico. Perché Zalone. Bentornati al Teatro Ariston, anche con Zalone Show. Basta pure Teres Manino Show. Un uomo che rappresenta la Puglia, il sud, la Puglia in particolare, la tua terra. Non per niente vi ho portato i prodotti tipici pugliesi. Abbiamo peperoncini. Volete assaggiare? Prodotti pasteari, e quindi frise, prodotti vinari, prodotti oleari, sì, prodotti latteari, sono le nostre mozzarelle, le nostre scamorze, le nostre burratine pugliesi che sono straordinarie. Buonissime, io le prendo sempre, però a Milano, perché io vivo a Milano, sono buone, però non sono buone come quando queste le mangio in Puglia. Vanno mangiate fresche e vanno fatte viaggiare in aereo. Ma sì, passiamo al prodotto tipico pugliese che sta spopolando. Allora, anche questo prodotto va fatto viaggiare in aereo. Deve arrivare fresco e deve tornare stanco. Allora, la Puglia me è tutto. Io so che addirittura ti hanno chiesto di fare lo spot della Puglia. Come Gattuso ha fatto quello della Calabria, tu... Sì, modestamente farò lo spot della Puglia. Già un'idea di spot, lo racconta la gente così vediamo se funziona. Sì, se funziona. Dunque, così abbiamo un primo impatto. Ci sarà questa musica, vai maestro con la base. Ci sarò io che entro in questa spiaggia e tante daddarie messe così sugli scogli. E io dirò, io mi disposto. Posti di lavoro, posti in Parlamento, posti nelle fictions. Tutto questo noi vi promettiamo. Ma voi siete disposti a metterci questa? Sì! Puglia, una botta di vita. Beh. Funziona. C'è stato un riscontro immediato del pubblico, ma la Puglia è anche musica. Guarda, io vado sempre a fare le vacanze in Salento quando tradisco la mia Sicilia, è bellissima il Salento, meraviglioso, e ho conosciuto Melpignano, dove fanno la notte della Taranta, non so se questa musica
Bellissima, bellissima, bella, emozionante, energica, passionale, energica, ipnotica, continua, incessante, cioè proprio che ti prende, che ti... 5 minuti, 5 minuti, dopodiché abbotta il sistema testicolare. No, ma veramente, credete, meglio il lavoro sotto a casa della notte della Taran, cioè è una cosa, martella, 3 minuti no, deve durare, la Taran no, deve durare 3 minuti. No, questa me è la gente di sinistra che la fanno... gente di sinistra, allora scusatemi, ci tengo a precisare, visto che tu già ti stai schierando, hai detto la gente di sinistra, okay, io voglio sapere dove ti... Dove ti posizioni tu? Destra, centro o sinistra? Io da dietro. Da dietro perché è cioè la... Cioè sei per le dietrologie? No, no, perché la posizione... Tu lì vedi dove butta. Butta a destra, allora mo siedo di destra. Ciò non toglie che un giorno se butta a sinistra io divento di sinistra. Questo vuol dire essere veri uomini, certo, cara Teresa. Certo, è vero. Adesso sono di destra. Beh. Infatti ho creato la mia... compagnia popolare di centrodestra. Entri nei musici. Ti faccio entrare. Egidio, con un applauso. Paolo, Felice, Beppe. Questi e Marcello. Il tuo gruppo popolare? Sì, sì, sì. Che si chiama? Loro siamo... si chiamano i Dirotta su Portocervo. Ed è insieme a loro che abbiamo scritto questa tarantella, che però io... Anzi no, ho cambiato idea, non le seguo. Non le seguo, no, perché... Hai... No, 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 non le seguo. No, tu invece no, la no, devi se... fare. Come? Se... Le abbiamo fatte entrare pure i musici, sì, le sì, coriste. Sì. Qua, fatto... La devi seguire. Le coriste, sì, ma c'è stato un problema grave su questo pezzo. C'è stato un parlamentare che ha fatto un'interrogazione parlamentare perché dice che io all'interno di questo brano, che è la tarantella di centrodestra, avrei fatto delle rime con delle associazioni di idee, cioè dicendo che la Gelmini, cioè cose... Io non la faccio. Ma non la faccio. Un'interrogazione falla, parlamentare. Falla, non la faccio. Non, no, falla. Beh, vabbè, fare. La faccio. Allora. Per fortuna che l'abbiamo convinto. Ma ci la di tu che la musica popolare è solo di sinistra. Ma ci la di tu che la possono cantare solo i comunisti. Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Fai con le mani! Evviva Berlusconi e lo capitalismo, le società per anziani, evviva lo consumismo, evviva pure Maroni e lo federalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna, evviva Brunetta, persona come si deve, evviva tutte e sette, eppure Biancaneve. Evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e Matteoli che sa fare gli strati viali, e viva la Russa che sa fare la difesa, e la Gelmini che sa fare... Ecco, qui c'è stata qualche mente veramente malpensante, perché bisogna veramente avere la mente contorta ed essere in mala fede per pensare che io devo essere così subdolo e basso da voler dire viva la Gelmini. Sai che non trovo la rima, io proprio non la trovo la rima. Questo, no? No, no, ragazzi, a parte scherzo, questo onorevole mi fa un'interrogazione parlamentare. Allora, io le rispondo, caro onorevole Bocchino, non è come pensa lei. Senti, io, le battute io volevo dire elementari li fa. Le riforme. Andatela a fanculo. Grazie! Grazie! Dirotta su Portocervo! Dirotta su Portocervo! Carmen, Mariangela, prego, Emilia! Prego, prego! Prego, prego! Andate, grazie, grazie, prego, prego! Grazie! Grazie ancora, a tutti. Ancora un applauso ai musici che sono stati bravi. Bravi musici, brave coriste. E allora? Però... Che dire, datemi la chitarra, dai, si sono fottute la mia chitarra. Ma non se la sono fottuta, gliel'hai data in mano tu. Allora, diciamo che Checco Zalone rappresenta la Puglia, ma rappresenta tutta l'Italia. A parte che tu hai avuto collaborazioni, grazie Mariano,
hai avuto collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. In questo caso mi riferisco ad una in particolare. La grande Carmen Consoli. Io Carmen Consoli. Sono peraltro. Credo che il pubblico apprezza. Sono orgoglioso di questa. E io sono orgoglioso di essere siciliana come lei. Sì, io ci tengo a dirlo che ho collaborato con lei, perché la gente mi prende così, quindi magari nessuno lo sa, veramente non lo sa manco Carmen Consoli, che scrivo per l'opera. Meno male che c'era un uomo che non gli importava del mio orrido tanfo. Lui mi avvolgeva tra le cupide ascelle e poi mi vomiciava come un pazzo. No, 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 come no. Una volta che l'hanno imparato il ritornello. L'ho cambiato. E come mai? Era volgare. Dicevo di quest'uomo che mi si avvicina, mi guarda e mi si avvinchia. Ergo, un attimo, voglio che ci arrivi da sola. Quest'uomo, non suggerite, mi si avvicina e mi si avvinchia. Quindi per la proprietà transitiva. Non mi viene. È una parola tipicamente siciliana. Su. Cinghia, cinghia. Cinchia, no. Mi si avvinchia. Era un pazzo ed era grazie. Se mi si avvinchia sarà grazie. E che cazzo! Era zio! Scusate un attimo di silenzio. In questo momento non è più il grande cantante Checco Zalone che vi parla, ma il grande italiano Checco Zalone che vi parla. Dai, vai. Molti mi scrivono e mi chiedono cosa ne penso di merito ad una questione ormai annosa. Sì. Goffredo Mameli o Giuseppe Verdi? Giuseppe Verdi o Goffredo a Mameli? A te te lo chiedo. L'inno nazionale, cari signori, purtroppo non passa più in radio. Sono anni che non. Io ho fatto piano bar, devo essere sincero, mi hanno chiesto di tutti. Gianni Nazzaro, la Nannini, tutto, ma mai che è venuto uno a dire: ehi, tieni Mameli, metti Mameli, metti Mameli. Cioè, voglio dire, scusi. Signore, tu ce l'hai nell'iPod Mameli? No. Allora, prendiamo atto, Mameli non tira più. Sì, quello è vero. Giuseppe Verdi ha venduto molti più dischi. Sì. Di Mameli, questa sì. È la verità. Poi è stato scelto lui l'inno di Mameli. Vabbè, è stato scelto lui, quindi comunque del merito ce l'avrà se hanno fatto quello di Mameli come inno. Cioè. È stato Maria De Filippi, è stato. No. Ma che c'entra Maria? Non c'era Maria De Filippi. Deve vincere Mameli. Comunque, ragazzi, ma non c'era Maria De Filippi. C'è sempre stata quella. C'è sempre stata. C'è sempre stata. Mo' la gente si aspetta che io faccia battuzzo per Maria De Filippi. No, su questa sua mascolinità. Una volta l'ho fatto, mi ha chiamato e io non ti permettere più, mi girano i coglioni. Allora, lasciamo perdere queste le battute stupide. E infatti, sulla. Non le facciamo. Allora, salutiamo Maria De Filippi, che è una grandissima professionista. Seriamente, io devo dire una cosa. Secondo me l'inno degli amici leghisti, e ti giuro che quando dico amici dico sono nostri amici, sono nostri amici, sono secondo amici. Me io sono persone normali come tutti gli altri e io penso della Lega senza ironia che non si contagia, è una cosa
una cosa che io li voglio bene. E poi il loro inno è più bello del nostro. È più bello. Ma è non è che è il loro inno, questo è il Nabucco. Non è che è il loro inno, loro lo stanno scegliendo. Il test, il problema del Nabucco è il test, che non è contemporaneo, è antico. Bisogna modificare il testo. Io sto facendo questa operazione. E la dovresti modificare tu? No, no, io ho chiamato qui stasera il più grande paroliere di tutta Italia. Di tutti i tempi. Ho capito. Mogol. Che sta dicendo Mogol? Chi è Mogol? Non conosce nessuno Mogol. Signore e signori, il più grande paroliere di tutti i tempi, entri Marco Materazzi! Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Marco. Il campione del mondo! Ecco. Noi siamo emozionati. Per me lui è il più grande, paroliere di tutti i tempi, e vi spiego perché. Perché nel calcio si sprecano tantissime parole, spesso inutili. Lui una parola ha detto alla sorella di Zidane, ed è stata quella giusta che ci ha fatto vincere i mondiali. Grande Materazzi! Grande. Al posto giusto però, eh? L'ha detto al posto giusto. Poche ma buone. Poche ma buone, bravo. Allora, Marco, io ho chiamato te perché so della tua militanza leghista. D'altronde... Ma guarda che è nata a Lecce. È leghista, lo sanno tutti. Oramai sono 9 anni. D'altronde, siamo lì. Stare nello spogliatoio dell'Inter non vuoi che diventare leghista con quella gente lì. Stanno organizzando le ronde, lui, Toldo e Sandon fanno le ronde. Ma dillo che non è vero, Marco, non è vero. C'è anche Balotelli. C'è anche Balotelli, bravo, bella cosa. E allora, senti, allora, Cassano, lo senti, amico tu di Cassano? Sì. Di Antonio ce n'è uno, Antonio Cassano. Perché? Perché? Ti devo confessare che preparavamo gli esami all'università insieme. Ma vaffanculo, vaffanculo. Ho detto preparare, oh! Mi ha detto darli, prepararli. E allora, dai, veniamo a noi. Io ti ho chiamato qui per cambiare l'inno. Tu lo conosci il Nabucco, no? Sì. Mandiamo in sovraimpressione, maestro, il Nabucco. Allora, Marco, leggi tu il Nabucco. Va pensiero sull'ali dorate. Va ti posa sui clivi e sui colli. Ove olezzano tepide e molli l'aure dolci del sol natale. Che hai capito? Ma io che non cazzo. Non essere vero. Qui le parolacce le dico io. Scusa, cazzo. Ci ho messo. Beh, in effetti non si capisce molto. Non si capisce. 10 partite nazionali per iniziare a cantare l'inno di Mameli. Adesso cambiamo, va bene. Meno male che ho smesso la nazionale. Oh. Allora, però modifichiamolo così. Tanto tu giocherai in altri 5-6 anni. Va pensiero sull'ali dorati, già. Scancellalo. L'ali dorato, scancelliamo. Allora, va pensiero sull'ali... Litorania? Sull'ali toranea. Vedi che bravo. Va pensiero sull'ali toranea. Ma non c'entra niente l'ali toranea. Va tifosa... Siamo io il paroliere e lui... Ma tu mi devo fare dire zitta da Materazzi? Ma dimmi... Kiwi. Sui kiwi. Va bene? Kiwi. È un genio. Mettete sui kiwi e sui i colli, come lo possiamo dire? No. Vabbè, i colli si capisce. Cane, quindi il più famoso colli. Sui kiwi e sui lessi, scrivi, maestro, scrivi. È follia pura. Ok, così va bene. Può andare. Ove olezzano tepide e molle l'aure dolci del suolo. Questo non si capisce proprio. No, io l'ho capito il senso. Allora, ove olezzano la puzza tepide e molli sul suolo natale. Marco, che cos'è il cane che ha fatto... Dillo Marco, ha fatto quello. L'hai quindi dato quello. Diciamolo in italiano così tutti capiscono: si pulisce la cacca del cane altrimenti la fa sul salotto di casa tua. Scrivi, maestro. Ok, proviamolo. Adesso che facciamo? Vogliamo provare a cantarlo? Mettiamoci tutti in piedi. Per che cortesia siete alzatevi, che la mano sul cuore destro. 3 ore che siete seduti. Dai. Tutti in piedi, questo è il nuovo inno nazionale, siete mano i primi. Il cuore. Ad ascolti, certo. I leghisti dove ce l'hanno il cuore? Non lo sanno. A destra. Dove ce l'hanno. A destra. I leghisti c'hanno il cuore. Ma
guarda che cagata che stiamo facendo. E poi che vi dovreste vedere d'acqua, guarda. Oh. Guarda, lo do io il via. Costato va. Un vai. Va pensiero sulla litorale. Suona benissimo. Va si posta sui kiwi e sui lessi. Più forte tutti si pulisce la Grazie a tutti. Ancora un applauso al grazie campione a del mondo. Ciao, ciao. Bo, 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 bo. Bis, bis, bis. No, che do, bis, bis. Me, vabbè. Funziona sta stronza. E allora, io direi che siamo in Liguria, terra di un grande maestro, e non posso che fare un omaggio. È giusto. Grandi cantautori qui, Bruno Lauzi, insomma, e tanti altri. L'ho preso, ma è bello. Questa della Daddario è la storia vera. Che piano. Si trovò a palazzo quella sera. Non è vero. E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecora. Fammelo dire. Luca, che piacere, t'ammazzo. Eppure un baci e furono sospiri. Per cortesia, fallo per me. Ci sono altri 1.000 euro se ti giri. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra volta. Non lo dire. No, adesso invece arriva la parte volgare. Mentre Barack Obama era eletto, il nostro presidente era eretto. Oh Patrizia, ti dobbiamo ringraziare, almeno tu alla patria alzi il morale. All'ombra di Villa Certosa pensava sempre ad una cosa, ma era triste e scuro in viso e non faceva alcun sorriso. Venne da Bari un imprenditore con delle sventole da paura. Lui le guardò, chiamò il dottore, prepari subito una puntura. E na 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 na. Ti faccio fare la deputata, ti faccio fare la fiction Rai, ma solamente se... Ma siete tutti perspicaci! E na 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 na! Mamma, io sono sempre più emozionata, considerate tra l'altro che questa è la prima volta che salgo sul palco da quando sono diventata mamma, quindi c'è qui all'Ariston. Ancora più. Grazie.
tutti che mi chiedono ma com'è la bambina, ma come deve essere, considerate la coppia, la bella sono io, quindi come deve essere. Adesso abbiamo degli ospiti eccezionali, continuano gli ospiti, la rock band più amata dagli italiani, riempiono gli stadio, i Negramaro! Ciao. Ho detto, mi sono immedesimato nell'upollo e ho detto no, non è possibile. Poi questo pollo viene cucito, ecco, cusuto vuol dire cucito, e, ed è nata questa canzone proprio dettata da, dal dispiacere, perché voglio dire, Sting, Piero Pelù, Jovanotti fanno tanto casino per l'upollo, non se lo caga nessuno l'upollo. Veramente, volevo vedere se era Lupanda cusuto un culo, com'è? Invece... Evviva l'upollo! Grazie per il tuo impegno. Sapessi trovare le parole, potessi spezzarti una mano, mentre mi apri, mi avvolgi, mi ardi, mi aia, ci cazzo fai chiano. Potessi spiccare in un volo, come farebbe un rapace. Straziami, strizzami, strozziami, strippami, stronzo, lo so che ti piace. Oh, ma dimmi che senso può avere provare un sottile, crudele piacere. Non senti il mio corpo vibrante e leva sta caccia di mano piccante. Un peperoncino da solo ci pizzica in bocca un muro. Tu pensa che il mezzo più pollo si lo piglia in cialuculo. Se solamente fossi uno stambecco della savana che saltella spensierato per le siepi, un ossorione che sguizza sulle sponde del Mississippi, o al limite anche solo una puzzola di sassuolo, una salamandra pezzata di torre annunziata. E invece no, io sono solamente un povero pollo, un pollo del Salento. Cosa posso dirti? Vieni avanti, io sono pronto. Un peperoncino da solo ci pizzica un bocca. Tu pensa che mai non lo voglio, se lo piglia in cialo culo. Grazie! Hanno suonato per voi io! Giuliano! Allora, buona, bis, buonanotte a tutti! Bis! 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 Si è rotto pure il microfono, si è rotto! Chiamategli il bis! Va bene, ritorno, dai, ritorno! Io volevo fare un omaggio ad un collega minore, Domenico Modugno. Vai. Oh, è vero, credetemi, è accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto un tizio alle mie spalle, più che un tizio sembrava Tiziano Ferro, che mi si avvinghia per i fianchi dicendomi: voglio farti un regalo, un qualcosa di grande. Dai, esagerando, un qualcosa di raro. Dai, è umorismo anglosassone, piace la gente, state zitti. La risposta dai, di Giuliano: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Grazie, bravo Giuliano De Negramaro.
vi volevo fare vedere delle immagini. Mi mandate le immagini che avevo scelto, perché sono delle immagini storiche. Domenico Modugno, che meraviglia! Volare nel blu dipinto di blu, che qui è diventato un grande successo. Ma ci sono altre immagini, mandatele voi. Questa non si riconosce. Gino Paoli, no, in realtà è storica questa fotografia, anche questa. Andate, mandatele avanti, perché è bello sapere, no, conoscere i protagonisti di questo festival. Vai. E chi è? Lucio Dalla, però pare Bud Spencer, vero? Vai avanti con Eros. Eros, tra l'altro, qua ha vinto due volte e collabora col nostro Checco. In quest'ultimo periodo stanno collaborando, stanno scrivendo le canzoni insieme, ma è giusto che ve ne parli lui. Checco, entra, raccontaci di questo incontro. Ciao. Sì, grande Eros. Con Eros, qua giovanissimo, è forte, bello. È forte, intelligente. Come vi siete conosciuti? Guarda, la collaborazione è nata circa 2 mesi fa, è stata una cosa per me incredibile. Mi ricordo, era un pomeriggio, faceva anche caldo, ricevo questa telefonata. Non parla così. Senti, secondo me tutti, anche me, tu neanche me, non ci capivo niente. Dice Eros. Se vogliamo iniziare una collaborazione, devo venire a casa tua. Insomma, mi invita a casa. Mi viene a 77. Cassi, non vi dico per trovare la casa. Fino a che la trovo col cuore proprio palpitante, citofono. Salgo a casa di Eros e trovo quest'uomo in fondo, che veramente mi ha sorpreso, perché era triste, cupo e solo. Attacco perché? Un monologo di 2 ore. Sì, però. Da quando mi torna tempo con Mittene, non l'ha presa bene la separazione, lui è rimasto con Mittene, tu niente. Dopo 2 ore di Mittene è nata questa canzone che ho scritto per lui, che si intitola L'ultimo quarto. Bella, romantica, L'ultimo quarto di luna, bello, no, mi piace. L'ultimo quarto, che mi aveva rotto 3 quarti di coglione lui. E Michelle non se ne poteva più. Vai. Questa è la prima volta che lei segue in pubblico. Io direi che forse questo pubblico ci può aiutare di cantarla insieme. C'è una particina che la possiamo ripetere insieme. Un attimo solo. I gorgheggi. Allora dovete ripetere a me una particina che ora capirete qual è. Amo te, solo te, perché con te voglio te, solo te, perché io e te. Voi, bravissimo, ma capisco lo strumento. Vieni a stare qui con me, vieni a fare che cantata. Perché quando non ci sei, non c'è quella cosa che piace tanto a me. Indovina un po' cos'è. Inizia per inizia per la finisce per ed è insieme a tempo ed è grande Eros. Eros grande Ramazzotti. Grande questo pubblico pure. Ma vedete, secondo me ci sta solo un grande cantante in Italia. Chi è il più grande cantante italiano? Quello che ci riesce a far vibrare le corde dell'anima. È Vasco Rossi, il più grande di tutti, perché lui veramente che è forte. Qual è la sua grandezza? Arrivare al pubblico, farci emozionare, senza usare tante parole spesso inutili. Bastano poche parole, quelle giuste, quelle che fanno poesia. Io ho scritto con umiltà una canzone per Vasco Rossi, nella speranza che un giorno la sente e la canta. E
Insieme, insieme. E... Pada, pada, pada. Arriva il concetto, arriva. Che te sei te. E... Insieme. E... Che voi siete voi. E mica, mica noi. Mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu, come me lo te lo, come te lo me lo, come, come me lo, come devo me, insomma me la devi dare. Facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo l'ultima, facciamo. Questo è un inedito, il modo che vorrei. Sono parole pesanti. Ed è quello che non si direbbe che io dicerei. Ed è quello che non si farebbe che io facerei. Ed è quello che non ti darebbe che tu mi diarrei. Ed è quello che si papperebbe che mi pipperei. Non si può sommontare le volagne, non puoi accelerare solo sullo spingitore. Sai cosa c'è? C'è che bene, bene, bene. Qui si può tra le fragole. Si fragolizza neanche più. E se guardi in alto c'è la luna, se guardi a terra c'è l'asfalto. E cosa vuoi che ti dica? Se guardi in mezzo sta... grande Vasco! Checco Zalone! Grazie a tutti! Grande Vasco! L'applauso va a Vasco Rossi, innanzitutto. Grazie. Mi stanno facendo commuovere, mi stanno facendo. Ma è giusto, perché sei un vero buonanotte artista. A tutti, buonanotte. No, bis, qua, bis! Qua. Ma che bis? Checco! Bis, bis! Vieni qua, vieni qua. Prima devo, dobbiamo parlare. Beh, vabbè, Marco. Torno. No, prima. Quando mi piace sta puttana che me ne vado. La gente applaude. Ciao, poveri. Allora. E allora. Io adesso voglio che... svelare una cosa al pubblico. Voi vedete Checco nella sua bravura. Che c'è? Sei male, Joy? Ciao. Bravissima interprete, compositore, perché anche lui scrive. Dai, un messaggio. Sì, sì. Quindi scrive canzoni, la musica, la tua passione, però Checco è anche attore e sceneggiatore. Perché il 27 novembre uscirà nei cinema il suo film. Sì, sì, scritto insieme a Gennaro Nunziante. Sì, sì. Gennaro Nunziante che è anche il regista del film. E questa è una notizia vera, non è una fesseria. Quindi vabbè, questo film. Quindi proprio un film che vero, dire? Un film sì, vero sì, sì, in 16 mm, no, quindi no, proprio... No. L'abbiamo girato in 35 cm anche perché, grazie a Dio, non lo potevo permettere. Allora, va bene, allora... un film costa 6 euro al cinema. 6 euro, ma ne andate vediamo... a vederlo, esce il 27 novembre, l'ha già detto. Sì, 27 novembre è stato girato tra l'altro tra la Puglia, tra Polignano e Milano, quindi... C'è par condicia. Per la Puglia, perché Milano è la tua città d'adozione. Mandiamo una clip, mandiamo una clip. 7 novembre al cinema, le risate assicurate, io già l'ho visto, è bellissimo, fa morire alle risate. Vi aspetta bravo. Al cinema, ci sono anche scene di nudo, eh. Ma com'è allora? Che un artista come te non è mai stato a Sanremo, o no? Se lo meriterebbe di partecipare a Sanremo?
problema, Teresa, vedi, è difficilissimo, ragazzi, andare a Sanremo, perché le cose stanno cambiando. Purtroppo Sanremo non è più quello di una volta. Sanremo una volta era il festival dei fiori, era la città dei fiori, le canzoni parlavano di fiori, rose rosse, sì, una rosa blu. Papavere e papere, sì, sì. Adesso vero. È diventato il festival della verdura. Perché? Scusa, ho capito. Si parla solo di finocchi. Se non c'hai la canzone sul finocchio, cioè, non puoi andare al festival. No, ragazzi. Affrontiamo questo argomento. Tu come vivi la tua parte femminile? Cioè, allora, la tua innanzitutto parte io voglio femminile. Dichiarare alla gente che io l'anno prossimo partecipo, perché ho trovato anch'io un amico con una storia eclatante, e che mica solo Luca. Un po'. Io c'ho un amico con una storia, ma molto più eclatante, che dobbiamo fare di Luca? C'ho questo amico qui che questo era un uomo sessuale proprio convinto, uomo che sessuale, non uomo avrebbe mai cambiato idea, tant'è che si è fatto l'operazione di cambiare sesso e poi come Luca ha cambiato idea. Dopo l'operazione? Sì. Oggi, no ragazzi, è serio, oggi il mio amico è un ragazzo lesbico. Una storia complicatissima. E l'anno prossimo scriverò, presenterò questa canzone per lui, che chiaramente è inedita, non la posso non presentare. Non la puoi fare, però invece c'è una canzone in cui tu parli del tuo aspetto, diciamo, della tua femminilità. Io lo no? sto tentando di trovare da tanti anni, un po' di uomosessualità in me, purtroppo non la trovo. Ma perché? Vedi, purtroppo, cioè, no, purtroppo. Va bene tutto, però dico purtroppo, mi sembra esagerato. No, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Oggi se non hai una bisessualità, una ricchionezza in terra, non vai a male. Oggi bisogna essere tale per vi faccio sì, ascoltare questa. Sì, però per piacere, trova dei sinonimi, non essere offensivo, non utilizzare termini che possono in qualche modo urtare la sensibilità. Ma quando mai ti ho dato modo di pensare tutto ciò? No, mai, perché? Ma come ti sale in mente? Farò questa canzone, tenderemo di usare dei sinonimi. Mi fido. Grazie. Quando tuo figlio dice oh, è tutto a posto. Quando tuo figlio dice oh, è un figlio giusto. Ma se tuo figlio dice ah, o peggio ancora dice ah, stiamo attenzione, ma non è detto che un sinonimo. Stiamo attenzione, ma non è detto che un cecchipaone. Ma cosa applaudite? Aspetta, non è finita la canzone. Perché se uno dice oh, magari è tenerezza o dolcezza, e non è detto che sarà, non lo dire, un caso di frocezza. Ma se crescendo dice ah, voglio il bracciale, voglio la collana, in questo caso mi sa oltre che dolce è un po' gabbana. Ma dico a te che ti secca l'idea di un figlio come un platinecca. Se devo fare un figlio, io lo voglio macciolio. È meglio che ti dice ah, e fai programmi con la De Filippi, piuttosto che ti dice oh, e resta a casa a farci le pippi. Se a me mio figlio dice ah, ci dico bravo a papà, minchia che goduria se mi diventi una luxuria. E allora impara a dire ah, e fatti bionda, e fatti bruna, e fatti lele, e fatti mora. Grazie. Che contare, grazie. Vediamo fra qualche minuto dopo. Perché Zalone, Zalone. Abbiamo fatto questo inizio pianistico per far vedere che sappiamo anche suonare. Questa è la mia band, ve li presento. Abbiamo Egidio, Felice, Beppe, Marcello, Paolo, Mariangela, Emilia e Carmen. Adesso nella scaletta della serata era previsto un momento di jazz.
Il jazz, che però è una musica particolare, una musica difficile per il pubblico ignorante di Canale 5. Quindi no, non lo facciamo. Loro ci tengono tanto a questo momento, vogliono far vedere che suonano, però noi jazzisti, diciamo, abbiamo questa difficoltà, noi facciamo questa black music, che si chiama proprio così perché è musica a nero, cioè nel senso che non facciamo fatture, perché se dobbiamo pur far fatture non si guadagna niente del jazz. Vabbè, dai, facciamo qualcosa di jazz. Io tenterò innanzitutto di spiegare di che cosa si tratta, cos'è il jazz. Come si capisce quando una cosa è jazz? Allora, quando sentite un accordo bello, un'armonia che si capisce, e subito dopo queste note che proprio, che voi dite, ma che cazzo, quello è jazz. Quando sentite un dentro di voi un che, quello è jazz. So I wanna dedicate the song for the big of the jazz, who is Ray Chas. Song was dedicated for you, and I want unit one on the book. Where's the book? On the table. And you're okay, the song? Oh yes. Georgia. Oh Giorgio. Sei Giorgia o Giorgio? Dentro questa orgia, Giorgia o Giorgio, mica mi accorgio. Giorgia o Giorgio, io per mo te l'appoggio, ma da uomo saggio io lo faccio adagio adagio. Mi sa che è Giorgio, ed un tratto mi faccio mojo mojo. Mi dispiace, mister Giorgio, è stato un disguigio dove tu hai avuto la peggio. No. Giorgio, no, Giorgio, no, no, Giorgio, è inutile che mi fai l'elogio, io no, non mi piace Giorgio. Io mi chiamo Ambrogio, sono di Foggio, ma non sono mai stato un, ma che perspicaggio. Thank you very much. Thank you very much for you. Bravissimo! Abbiamo fatto pure il jazz! Pure il abbiamo jazz! Pure il capito jazz. Cosa avete suonato? Avete suonato il jazz! Hai suonato il jazz, hai visto? Finalmente! Fate il cambio, perché a Sanremo si cambiano tutto giusto, io non mi dovevo cambiare. Vabbè, adesso che fate il jazz però l'audience... È calato! Invece così lo alziamo. Vabbè, va! Quindi che dobbiamo fare per tirarlo su una cosa... Facciamo una cosa un po' più per i bambini, una cosa... Giovanotti, no, dai. Dai, fallo, dai. Va bene, io non ho scritto una canzone per Giovanotti, io ho scritto una canzone per la figlia di Giovanotti. Ah, e ve la faccio ascoltare subito. Questa canzone l'ho scritta durante una vacanza. In questo momento sei la figlia di Giovanotti? Sì, era un viaggio. Dove eravate? Partivamo da Sassari direzione Sassuolo e ci siamo fermati su Gran Sasso. E ho scritto queste 66 strofe, che poi si sono ridotte a 6. Non 5, 6. A te che quando sono nata è stata un'emozione, a te che se mi guardi trovi ispirazione, a te che mi hai già dedicato un sacco di canzoni, a te che adesso basta,
ma hai rotto un po' i coglioni. A te che giri in bicicletta in mezzo alle campagne, a te che fai le maratone e scali le montagne, a te che vai in meditazione lì nella foresta, a te che non hai mai i cazzi per la testa, a te che dici grande amore e poi dici amore grande, e per sta cazzata qui magari ti senti come Dante. Guarda pa, che non è mica tanto originale, l'hai fottuta la pubblicità del pennello cinghiale. Ma te ci sei oppure ci fai? Se solamente lo sapessi sussulterei, se solamente lo sapessi sussulterei. Domenica a pranzo inviti Manu Chao, arriva questo stronzo, si siede, non mi dice manco ciao, e dopo che si fotte il primo secondo è dolci con la panna, attacca una pippa sulla fame nel mondo, ma batta fa una canna. A te che sei il mio paparino e il mio rino papa, così generoso, leale, sincero e onesto, a te che cancelliamo il debito gridando hai chiesto, a te se tu mi chiedi 10 euro oh cazzo dei presto. Grazie, 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 grazie. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte. No, è bello. Ma è basta, mi sono stancato. È bello perché tu prendi in giro Jovanotti, no? Prendi in giro Jovanotti, i suoi testi, perché tu ti senti più, cioè, no, ti sembra che hai fatto... Vabbè che Zalone Show, però non è che hai raggiunto, capito, le vette. In che senso non raggiungo? Perché questa non è una vetta stasera? Sì, eh? Però dovevi... Ma sì. Però, cioè che dovrei fare? Quindi, no, che per raggiungere i livelli alti dovevi leggere, almeno leggere Dante, capito? Cioè fare una cosa... Io, cioè, almeno leggere, io devo leggere Dante? Tu devi leggere Dante. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. E Dante che legge me. Io, come avete capito, sono rimasto umilissimo. Non mi piace essere autoceleberrimo. Io però non posso fare a meno di raccontarvi com'è nata questa canzone che vi sto cantando. Era il 2006 e c'era il mondiale di calcio. C'era questa squadra di calcio qui che mi ha regalato tanto. Io ho scritto questa canzone che mi era stata commissionata e mentre la scrivevo io non pensavo che... Cioè la scrivevo e pensavo tra me e me, sì, una canzone, scrivo, ma piacerà, non piacerà. Insomma, ve la faccio breve, mi alzo, vabbè, tiro lo scarico per dire dove nascono i capolavori e niente, non per autocelebrarmi, ma la settimana dopo la classifica della Hit Parade nazionale diceva terzo posto... Secondo posto stava Laura, come si chiama lei, non mi ricordo. Laura primo Pausini. Posto. Che Zalone al primo posto. Scusa. È vero, ma è vero. Vero. Ma io non ci ho guadagnato niente. Questa è la cosa brutta, perché non ti ma vi è giuro. Vero. Allora, no, non avevo messo la SIAE. La SIAE, la SIAE. Mi hanno detto che esiste questa cosa, la SIAE, io non voglio tessere di partito, io sono un cantante libero, se devo cantare per il piacere di provocare piacere, allora cantiamo per l'ultima volta tutti insieme e ci salutiamo, no non ci salutiamo. 1, 2, 3, 4, stoppi la palla al volo, come ti ha imparato tanto tempo fa, quando giocavi invece di andare a scuola. Quanti scritti ti prendevi da papà, perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra. Fortissimi, fatta di gente fantastici,
così palese, grande Luciano Mozzi. Dacci tanti orologi agli arbitri internazionali. Se non un cazzo le diciamo i mondiali. Siete una squadra fortissima, fatta di gente fantastici. E non continuo bad. Tutti insieme, Teresa Bandino. Perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi. E se qualcuno si ostacola, ce lo diciamo alla cupola. E adesso un finale inedito che mi è venuto in questo momento. Vai. Non me lo ricordo. Se ti è venuto in questo momento. E se la coppa vogliano, Lippi metti a Cassano. E viva l'Italia! Sono stato Teresa Bandino. Sono stati con noi Arisa e Italia tutto. Ringraziamo anche Marco Materazzi che non vede la nonna per allenarsi. Che bello, se ne sono andati. Ma perché? Li salutiamo lo stesso. Arisa, eccola qui, la mitica, la grande Arisa. Vediamo l'anno prossimo su Tele Lombardia.